pensato di percorrere il percorso che è stato fatto su documentazione non soltanto nell'ultimo anno, neanche in quello precedente, ma addirittura dall'inizio, quando io sono qui a Dominari insieme a mio collega Daniela. Questo perché? Questo è in modo da avere una visione effettivamente completa del percorso per capire poi la direzione verso cui si stava andando. La prima cosa che si nota è che l'attività poi ha cambiato nome. Da Records, che era un nome ereditato da una precedente attività che si faceva in queste ore, è diventato Smart Doc, quindi ha acquisito di significato. Questo era l'ambiente in cui si è lavorato il primo anno, che è uno spazio di condivisione wiki, in cui i ragazzi potevano accedere e andavano a documentare le attività che erano state assegnate. E i ragazzi erano divisi per classi aperte e praticamente questo lavoro prevedeva quasi era più su un diario di bordo, nel senso venivano annotate nei vari incontri, venivano annotate le attività svolte e gli elaborati che venivano prodotti man mano venivano allegati e condivisi in questo spazio. Abbiamo individuato una scheda di valutazione per ogni anno che è stato eseguito questa attività e sono stati individuati elementi di forza ed elementi di criticità. Tra gli elementi di forza spiccava il fatto che si lavorasse per classi aperte e che quindi si utilizzasse, come detto precedentemente, uno spazio di condivisione. La suddivisione è stata effettuata in gruppi di 12 alunni e un altro punto che è stato importante è stata l'elaborazione di un prodotto finale. Come elementi di criticità è apparso subito la disomogeneità per competenze digitali, ovvero ci sono stati dei gruppi che erano in forte difficoltà nell'utilizzo di software. Il collegamento alla rete, che il segnale ogni tanto veniva meno, per cui un lavoro fatto online poteva diventare effettivamente problematico tutta la parte. I criteri di valutazione da adottare, perché siamo riusciti intanto a capire effettivamente su quale disciplina dovesse andare questa valutazione. E un altro elemento di criticità è stato docenti che dovevano documentare una determinata attività magari senza averla svolta, per cui dirigere un gruppo di lavoro poteva effettivamente diventare complicato. Questo è l'anno successivo, 2012-2013, quindi si parla dell'anno scorso. È stata pianificata l'attività è stata pianificata per fasi e praticamente la novità è stata l'inserimento di una fase di informazione che proseguiva in parallelo alla fase di documentazione, ovvero essendoci resi conto che l'anno precedente c'erano state delle criticità dovute proprio a formazione digitale per gli studenti, che c'erano state proprio delle criticità sull'uso dei software e abbiamo pensato di inserire della formazione e un'altra novità poi la vedremo dopo nella scheda di valutazione. Quindi, diciamo, proseguiamo, vediamo adesso quello che era l'ambiente di lavoro dallo spazio Wikispace. Abbiamo lavorato sullo spazio Wiki, sempre Wiki è di questo, che consentiva una maggiore gestione, una migliore e facile gestione dei file. Il nome era ancora Records e poi sono state individuate è stata individuata una rubrica e la cosa che mi preme sottolineare è che si doveva valutare una competenza e una particolarità, la competenza di imparare a imparare. E pertanto la rubrica che è stata studiata prevedeva appunto degli indicatori e delle fasce di livello per poter poi valutare il lavoro. La scheda di valutazione, sempre la lavorare a classi parallele, sempre è stato un elemento importante. La suddivisione in fasce in base alla competenza digitale. Questa è stata possibile
attraverso l'utilizzo di un questionario preliminare all'attività che ha fatto praticamente una valutazione, ha dato una valutazione di quello che i ragazzi sapevano fare, per cui è stato possibile creare effettivamente dei gruppi omogenei per competenze. Uno dei problemi dell'anno precedente era stato che nel senso, alcuni non avevano le competenze, quindi c'era tanta disomogeneità a livello di competenze digitali per poter necessario per poter fare la produzione delle prodotti. E quindi abbiamo l'anno dopo inserito, provato a dividere in fasce, nel senso in base alle competenze digitali. Dichiarate, sì. Era un test di autocorporazione. Sì, le competenze digitali che abbiamo indagato riguardavano Word, PowerPoint, l'altra serie di siti web, questi tipi di software. Quindi il questionario è stata costruita una mappa concettuale che è stata molto utile per poi l'elaborazione del prodotto finale. E un'altra cosa che è piaciuta molto, che è stata molto apprezzata, è stata la presentazione poi del lavoro alle classi prime, quindi che l'anno successivo avrebbero dovuto poi affrontare questa attività. Tra gli elementi di criticità, il numero dei gruppi di lavoro superiore a quanti fossero effettivamente i laboratori da documentare, quindi si è trovato la difficoltà nel assegnare praticamente l'attività a uno dei gruppi. Sempre c'era il problema della valutazione, col fatto che erano per classi aperte. Una cosa che è emersa è la mancanza di formazione digitale ai docenti, nel senso che finché c'era un docente formatore presente in classe, allora le cose si potevano aggiustare. Nel momento in cui non c'era un docente che fosse in grado di utilizzare la TIC in questione, allora i ragazzi si trovano in difficoltà. Poi non siamo noi che abbiamo giudicato dall'alto, ma è stata una richiesta dei docenti quella di avere una formazione. L'elevato numero dei supporti tecnologici, quindi portatili, con tutti i problemi che sappiamo che hanno, adesso sono anche peggiorati, era difficoltoso perché ne servivano almeno un paio di gruppi, perché c'era chi lavorava magari più sulle immagini, sulla grafica, chi lavorava più sui contenuti, quindi si faceva presto a esaurire tutti. E quali sono i problemi di accesso alla rete? Questo è l'ambiente di lavoro che è stato preparato per quest'anno, per l'attività, e la pianificazione, si è pensato ogni classe dovesse poter sperimentare tutte le TIC che erano state studiate per questa attività, per cui a turnazione fra primo e secondo quadrimestre una classe era in grado di praticamente sperimentare tutte le varie TIC, e quindi questo è stato un po' un gioco incastro fra le varie classi, fra i vari laboratori. È stato preparato questo ambiente, sempre più vostro, perché si era dimostrato funzionale, e questa volta diviso per classi, non più per gruppi, perché le classi aperte non si è più fatto, si è fatto per classi, e però abbiamo lasciato la libertà, è stata lasciata la libertà per chi aveva un wiki di classe di procedere anche su un wiki di classe, ad esempio. Questo è uno delle classi che ha eseguito il lavoro sul proprio wiki, quindi con facilitazione a livello di accesso per evitare la sovrapporsi di password e identità. Come è stata strutturata questa attività? L'attività è stata strutturata attraverso delle schede che sono state studiate preliminarmente dai docenti che si occupavano dei laboratori. Sono state pensate due tipologie di schede, una per il laboratorio tecnico-scientifico, quindi con delle voci che fossero specifiche e fatte apposta su misura per valutare l'attività in questione, per cui cosa abbiamo fatto oggi, cosa abbiamo imparato oggi e come abbiamo lavorato oggi, con tutta una serie poi di successive approfondimenti per compilare la scheda.
Invece per i laboratori espressivi era divisa in maniera differente, proprio su precisa richiesta, era stato fatto un incontro con alcuni insegnanti che si occupavano di questo laboratorio per capire quali fossero le rispettive esigenze. E è emerso che quindi preferivano avere l'indicazione delle fasi e in più avere una voce che non si dice nel laboratorio tecnico-scientifico, che è quale emozioni hai provato, che veniva poi completata in condivisione in sede in classe, quindi era una scheda visibilmente molto semplificata rispetto a quella del laboratorio tecnico-scientifico. Quindi rispetto all'anno precedente, agli anni precedenti, non c'era più lo spazio per fare attività di documentazione avendo delle ore sestanti, ma l'attività di documentazione è stata inserita all'interno dei laboratori stessi. Quindi sono stati documentati i laboratori e sono stati fatti i laboratori e all'interno dei laboratori delle classi seconde è stata inserita una fase finale alla fine del laboratorio di documentazione, che quindi doveva avere una struttura diversa. Allora, quest'anno l'avevamo pensata un po' di fretta perché nel senso avevamo cercato di fare il meglio possibile, ma sapevamo che era una situazione assolutamente migliorata. Ora dobbiamo fare un attimino il punto della situazione, cioè come è andata la documentazione inserita all'interno del laboratorio, funzionato, non ha funzionato, è funzionale, non lo è, perché dopo bisogna decidere cosa fare l'anno prossimo. Io prima di perderci, perché in realtà io avevo raccolto una marea di materiale, quindi avevamo sia grafici da farvi vedere, grafici, non vi spaventate, semplicemente i risultati di un sondaggio. Soprattutto c'erano i filmati, che erano una cosa più carina, più divertente anche da che invece non so se riusciremo a farvi sentire, ci proviamo adesso con le casse, ma vediamo un attimo, per questo ne andiamo. Comunque, prima di perderci nelle discussioni, volevamo focalizzare bene due o tre cose, sul significato del documentario, cioè su cosa intendiamo per documentario, perché non sempre io per prima, nel senso delle mie azioni, ho tenuto ben presente che cosa si intenda, perché in alcuni casi malamente la documentazione è stata interpretata un po' come una raccolta di materiali, un passo generale dell'attività. Non è quello. Ho cercato di individuare tre componenti fondamentali dell'attività documentale e ho trovato queste tre azioni: oggettivare, cioè rendere oggettivo il percorso che è stato fatto, significare, cioè dare un senso a quello che è stato fatto, e concettualizzare, cioè nel senso ragionare sopra, cercando di capire che cosa ha funzionato, che cosa è da tenere, che cosa non è da tenere. Queste sono, diciamo, sommariamente le fasi principali. Bisogna tenerle presenti, cioè rendere oggettivo, perché nel senso molto spesso si è già fermati a rendere oggettivo il percorso. Scusami, per intenderci sui termini, rendere oggettivo che cosa intendi? Tutti in classe discutiamo oppure facciamo mappe, schemi per capire come è stata l'attività. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Esatto. Che cosa abbiamo fatto? Cioè, esci quindi dalla tua sfera soggettiva, cioè di idea che sei fatto del percorso, e ne condividiamo una tutti insieme, cioè raccogliamo e mettiamo tutti i pezzi del puzzle una fianco all'altra. L'altro punto più importantissimo da ricordare è il significato, cioè il significare, cioè dare senso a quello che si è fatto. Un attimino, la documentazione è stata inserita all'interno dei laboratori. I laboratori hanno come obiettivo quello di sviluppare una competenza. E allora, bene abbiamo fatto a questo punto a inserire la documentazione all'interno del processo di apprendimento di una competenza. Perché, come vedete, diciamo, dalla letteratura che si trova in giro, diciamo che questa è la visione generalmente accettata dagli esperti che abbiamo intorno in questo momento. Si parte sempre dai saperi naturali, cioè dalle preconoscenze, da quello che conosce già il ragazzo, ovvero gli si danno compiti tipo cosa sai. Si arriva alla fase di mapping, che è la presentazione dei contenuti. In realtà il momento in cui si danno delle conoscenze che sono necessarie per svolgere poi i compiti successivi, cioè
devi sapere che si arriva alla fase di applicazione, cioè l'applicazione di quello che sei imparato. L'applicazione è un compito dove l'insegnante ti guida a svolgere un compito, quindi ti fa vedere quello che devi fare. La fase successiva, quella di transfer, cioè io trasferisco, la prof mi ha fatto fare 5 più 2, ora la prof mi dice fai 7 più 3, tu da solo. Questa è la fase di transfer, cioè trasferisci le tue abilità, le abilità che hai imparato insieme all'insegnante. E corrisponde a compiti del tipo e se invece prova anche tu. Fin qua quindi applicazione transfer riguarda lo sviluppo di abilità. Non siamo ancora, diciamo, nello sviluppo completo di una competenza. Sono le ultime due fasi che sono quelle proprio caratteristiche dell'apprendimento di una competenza. E sono tra queste c'è cioè la fase di ricostruzione. La fase di ricostruzione è quella in cui si ripercorre il percorso svolto. Corrisponde esattamente a quello che in didattica si intende per documentare, cioè quel documentare che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Cioè si guarda assieme che cosa è stato fatto e perché è stato fatto. È fondamentale questo aspetto per l'apprendimento della competenza, perché se non si riesce a fare questo passaggio non si può arrivare alla fase successiva, che è quella della generalizzazione. Cioè io rivedendo le cose, le guardo riesco a guardarle anche da altre prospettive, riesco a trarre delle regole che poi posso applicare in contesti completamente nuovi. Questo è per darvi l'idea di come effettivamente la scelta di quest'anno cioè di integrare la documentazione dentro i laboratori, in realtà non è stata una scelta solo di non c'è più lo spazio a classe aperte e quindi dove la infiliamo questa documentazione, ma in realtà è proprio una questione importante, cioè che andava nella direzione del lavorare le competenze. Basta, volevo solo farvi vedere, per valutare una competenza, però questo l'avete già visto magari un milione di volte, è l'iceberg delle competenze, fa vedere il duplice aspetto delle competenze, cioè la parte visibile e quella invisibile nascosta che sta sotto dell'iceberg, che è la parte più grossa. La parte visibile è quella che noi possiamo verificare oggettivamente, che riguarda le abilità e le conoscenze, mentre tutta la parte grande dell'iceberg che c'è sotto riguardano la parte soggettiva dell'individuo, quindi a che fare con l'impegno, la motivazione, oppure con la parte intersoggettiva, no? Quindi il ruolo sociale. Se vogliamo valutare una competenza bisogna tenere conto di tutti questi aspetti, cioè almeno dobbiamo essere consapevoli sul fatto che la verifica oggettiva ci permette non di verificare la competenza, ma di abilità e conoscenze, punto. Noi per avere un quadro generale dobbiamo anche pensare di costruire delle rubriche per valutare la parte intersoggettiva e far fare dei test di autovalutazione, comunque far fare tanta riflessione su se stessi per la parte diciamo soggettiva. E adesso per valutare un po' come è andata l'attività abbiamo sottoposto ai docenti che erano presenti, che hanno partecipato all'attività di documenti di Smart Doc, un questionario online. Il questionario online era tutt'altro che completo, perché potevo fare solo una decina di domande e quindi mi sono arrangiato con quello che ma d'altronde siamo anche qua per poterne discutere. Invece l'aspetto interessante è stato l'organizzazione di focus group sul suggerimento di Enrica. È stato anche un suggerimento, perché è stata proprio un'esperienza molto positiva e veramente interessante da ripetere. Cioè sono stati presi due ragazzi per ognuna delle seconde, due ragazzi un po' brillanti che insomma sapessero affrontare bene una conversazione, per vedersi tutti quanti insieme e ragionare sull'attività, su cosa aveva funzionato, su cosa non aveva funzionato, su come la cambierebbero e così via. Sono uscite le cose molto interessanti. Allora, partiamo da alcune delle domande fatte ai docenti. I docenti in generale hanno giudicato positivamente l'attività. Io vi ho riportato alcuni dei commenti che hanno lasciato, perché alla fine di ogni domanda avevo lasciato la possibilità di inserire un commento. E qualcuno dice, ho attribuito un giudizio elevato perché penso che l'attenzione a questi aspetti vada valorizzata, a prescindere dalla difficoltà di realizzazione.
Un'altra domanda era: ti sei sentito adeguato nella gestione dell'attività o hai avuto difficoltà? Nell'attività dell'anno scorso, perché abbiamo fatto questa domanda, perché l'avevamo già fatta l'anno scorso, e dai risultati che avevamo avuto l'anno scorso, molti si erano veniva fuori che molti si erano sentiti inadeguati allo svolgere il tempo. Quest'anno abbiamo fatto una formazione docente, quindi poi abbiamo, c'è stata forse, nel senso, poi forse i docenti facendo questa attività autonomamente all'interno delle proprie ore si sono sentiti un po' più a loro agio. Comunque, a parte sostanzialmente una persona, le altre hanno risposto che si sono sentiti abbastanza adeguati, se non adeguati. E qualcuno suggerisce, sarebbe utile sempre, essere sempre con presenza nell'attività di documentare. E qualcun altro dice, come già emerso, se ci sono difficoltà nel gestire l'attività laboratoriale, l'esigenza di riflessione e documentazione lo rende manifesto. E questo è stato il mio caso. Cioè, se io ho lavorato bene, cioè il laboratorio che ho fatto funzionava, allora poi funziona bene anche l'attività di documentazione, cioè mi funziona abbastanza bene anche l'attività di documentazione. Se non funziona la fase di documentazione, vuol dire che c'è qualcosa, ho sbagliato qualcosa nel laboratorio. Avresti voluto dedicare più tempo a questa attività? E qua si è diviso, 50% dice no, era sufficiente, 50% dice mi sarebbe piaciuto avere più tempo. Qua ci sono due interventi carini, tra quelli che probabilmente hanno detto che il tempo è sufficiente, spiega bene cosa intendevano per dire che il tempo è sufficiente. Qualcuno dice tempo è sufficiente, ma bisognerebbe trovare il modo per rendere tutto più efficiente. Cioè il tempo c'è, se noi lavoriamo sull'efficienza si riesce, perché l'attività di documentare erano solo tre incontri alla fine di ogni laboratorio. Un altro commento è se la documentazione diventa un atteggiamento, il problema tempo si riduce, bellissimo. Io non so chi l'abbia scritto, ma alla domanda quale fase del percorso ha funzionato meglio, vi ricordo erano quattro le fasi del percorso, c'era la compilazione delle schede, durante lo svolgimento del laboratorio si faceva documentazione in itinere utilizzando le schede e raccogliendo i materiali. Una fase di ricostruzione del percorso con mappe concettuali, schemi, quindi si prende la documentazione fatta in itinere e si ricompone il puzzle. La creazione dei prodotti finali e poi abbiamo aggiunto una voce, lo scambio di materiali in piattaforma. Allora, le fasi che hanno funzionato, vedete, abbastanza prevalentemente ai docenti piace la ricostruzione del percorso. Anche l'anno scorso è emerso questo, contrariamente agli studenti, quella non è la fase preferita, ma ai docenti piace molto. Comunque quest'anno è piaciuta anche la creazione del prodotto finale, che invece l'anno scorso i docenti hanno tradito un po', forse perché erano stati formati e seguiti un po' di più. E qualcuno ha segnato lo scambio di materiali in piattaforma. Il punto debole invece ognuno ha idee diverse su quale sia stato il punto debole, tra quelli chiaramente proposti da me, perché quelli ci sono, no? Due dicono poco tempo a disposizione, uno dice l'attività è stata poco coinvolgente, un altro dice l'attività è stata poco utile, l'organizzazione è troppo confusa, difficoltà di condividere la presenza contemporanea di molti percorsi, qualcuno ci suggerisce.